Polifemo intende valorizzare quelle iniziative che attengono alla religiosità popolare. Siamo infatti a Talzano per, insieme ad una processione che si sta snodando per il centro storico della borgata tarantina, una processione che si ripete dal 1982 per ringraziare il Signore e Maria Vergine per lo scampato pericolo cui fu sottoposto Giovanni Paolo II in occasione dell'attentato. Evidentemente una mano divina fermò la mano di Ali Accià. Una manifestazione, una processione che vede partecipare la comunità talsanese in toto, l'amministrazione comunale e le amministrazioni di altri comuni. Giuseppe Semeraro, operatore culturale e organizzatore di eventi. Talsanese, una partecipazione sentita, queste fiaccole, queste candele esprimono tutto il sentimento popolare, l'affetto verso Giovanni Paolo II e la gratitudine per avergli salvato la vita. Sì, quest'anno il santuario festeggia il 60° della sua costituzione canonica, 1958, e Don Pasquale ha voluto coinvolgere i santuari più importanti, diciamo, della Puglia. C'è Erchie, c'è Carpignano Salentino che festeggia il 450° della devozione della Madonna della Grotta, il santuario della Madonna dello Spasimo di Laino Borgo con il parroco, ma anche altri parroci hanno condiviso questo evento. È un momento di devozione, di promozione e di interscambio culturale. Talsano cresce intorno alla devozione mariana.